Alberto Marolda, L'Opinione TV. Abbiamo un personaggio che secondo me oggi un bel sorriso amaro, un po' triste dovrebbe avere, perché abbiamo Gianni Letteri e ormai è storia recente lo scontro fra il candidato Letteri e il candidato De Magistris. Dicevo un sorriso triste e amaro perché è la città, è Napoli. Sono cronache di questi giorni. Napoli ha un sorriso triste e amaro. Napoli è un sorriso che sta andando verso il pianto, tutto sommato, no? E allora ci sembrava giusto approfondire perché è un po' facile oggi sparare sul candidato De Magistris come se fosse al Luna Park sulle paperelle, no? Perché insomma il fenomeno dei rifiuti è dappertutto, ma alla fine chi ci sta perdendo è veramente la città. A noi piacerebbe capire che cosa sta facendo oggi Gianni Lettieri, che è uscito apparentemente sconfitto, no? Sicuramente sconfitto, ma fortificato per nuove battaglie. Sì, no, io direi la prima cosa è che sorriso un po' triste pensando alla città, ma un po' meno triste pensando a me personalmente e alle aziende, nel senso che questa cosa, 2 o 3 mesi, quella campagna elettorale interessante e straordinaria che ho fatto, mi ha allontanato dalle aziende per 2 o 3 mesi e mi ha impegnato molto personalmente. È quello che mi aspettava per i prossimi 10 anni, perché io avevo detto di dedicare alla città i miei prossimi 10 anni, era un impegno importante, finalizzato a risolvere i problemi della città. E quindi sotto questo aspetto era un impegno gravoso. Di questa cosa oggi, almeno oggi, non se ne parla, nel senso che non ce l'ho l'impegno perché ha stravinto De Magistris approfittando di un momento particolare. Mi aspetti, la voglio interrompere. In realtà ha stravinto, ma ha vinto alla seconda tornata, Sì, perché alla prima tornata, se vogliamo, i due candidati uno contro l'altro, ha vinto lei. infatti il conteggio è proprio questo. Io al primo turno ho avuto il 38,5% e ho preso circa 5.000 voti in più rispetto alle liste. L'unico candidato che ha preso 5.000 voti in più rispetto alle liste, oltre De Magistris ovviamente che ne ha presi molto di più, oltre però tutti gli altri candidati, da Pasquino a Morcone, sono andati tutti sotto le liste. L'unico che ha preso più delle liste sono io, sono stato io. Però poi dopo che è successo? È successo che tutto il Partito Democratico in blocchi, innanzitutto abbiamo perso 50.000 voti. 50.000 voti, 50.000 persone che non sono andate a votare sono tutto il centrodestra, perché qualcuno ha detto vabbè tanto Lettieri ha vinto. Invece tutto il Partito Democratico in blocco è andato a votare per De Magistris, ma cosa più grave perché fanno parte del governo della regione e governo della provincia, la cosa più grave è che l'UDC, tutto il terzo polo in blocco, è andato a votare per De Magistris, Ma e questa infatti secondo me è una cosa gravissima che è successa. si è detto che la sinistra a Napoli in teoria non avrebbe dovuto prendere nessun voto, no? Perché voglio dire, lo sfacelo della città è tale che, No, insomma, infatti, e poi invece. mentre il Partito Democratico s'atteggia grande vincitore, il Partito Democratico è stato decimato. Cioè, al primo turno Morcone il 18%, ma si è ridotto a 4 consiglieri, mentre noi teniamo 11 consiglieri, il Partito Democratico ha 4 consiglieri e prima ne aveva, penso, 15, 16, per cui è stato decimato da De Magistris, mortificato, umiliato, per cui sicuramente non ha vinto neanche il Partito Democratico, anzi il Partito Democratico è stato umiliato, lui ha approfittato di questo momento nazionale contro il governo, contro Berlusconi, contro i È partiti. stata un po' una santa alleanza, se vogliamo dirlo, una santa alleanza contro in realtà il centro, contro Roma, non contro di lei. Non. Ma la cosa più strana poi, sa qual è? Che lui andava avanti dicendo che era la novità, ma in realtà il suo partito, l'IdV, ha gestito la città insieme alla Iervolino negli ultimi anni, ha salvato più volte la Iervolino quando è stata sfiduciata. Una volta un consigliere dell'IdV voleva sfiduciare la Iervolino insieme all'opposizione, hanno minacciato di buttarlo fuori dal partito. Lui ha detto che avrebbe fatto, poi diciamo, c'è le sciocchezze che ha detto in campagna elettorale, vice sindaco donna, e non l'ha fatto. Io lo incalzavo e dicevo, tu farai assessore Sodano, che è quello che ha fatto il piano rifiuti insieme a Pecoraro Scanio, che ci ha portato nella situazione in cui siamo. E lui all'inizio diceva così così. Poi quando lo incalzavo alla fine ha detto no, non lo faccio. Ho detto tu fai assessore Re Alfonso, e lui ha detto che non lo avrebbe fatto. Invece alla fine ha fatto tutti e due. Non avrebbe fatto politici, ha fatto 6 politici. Cioè, ha fatto uno che si è candidato alla presidenza della provincia e ha perso, 3 che si sono candidati alle elezioni regionali e hanno Beh, ha perso. dimostrato in realtà, se vogliamo dirlo un po' a tutti, ha dimostrato che per poter battere
la coalizione di destra, di centrodestra, era stato necessario fare una santa alleanza. Noi siamo stati a dare un'occhiata alla sua prima conferenza stampa, quando ormai si era saputo che aveva vinto, ed era pieno di bandiere di Cell, c'era una sola bandiera EDV e il resto era pieno di tutti gli Sì, altri. sì, sì, sì. Poi ha fatto il primo concerto che ha fatto a Piazza Dante, falce e martello, c'erano le bandiere rosse con falce e martello. Cioè questi, la gente non ha capito purtroppo che si trattava in quel caso di andare nella continuità. Rifondazione Comunisti, comunisti italiani, hanno gestito insieme alla Iervolino gli ultimi 18-20 anni la città, per cui non si è, purtroppo è passato un messaggio sbagliato che di là c'era la discontinuità e di qua c'era la continuità, ma quando mai il centrodestra è andato Ma se al vogliamo governo potremmo della dire anche città? di più, perché dal 1975, cioè Appunto. in mezzo ci sono stato qualche mese di un paio di democristiani, Sì, sì, Garofalo e sì, sì, Scotti, sì. ma poi per il resto è sempre stato. Assolutamente, quindi di qua c'era la vera discontinuità e poi noi abbiamo fatto un progetto serio, cioè veramente io quando discutevo con lui nei confronti e si andava nei contenuti, contenuti zero, quando io dicevo ma parla di cifre, come risolvi il problema dei rifiuti? Differenziata senza discariche, ma tu lo sai che con 70% di differenziata avrai comunque un 48% di residui? Lui non capiva, allora io devo spiegare. E allora gli ho detto ma tu sai quanto costa fare la differenziata? E sai quanto costa fare la Ecco, differenziata però mi porta a permetta, porta? la interrompo, ma la vedo molto più rilassato adesso che in quel mentre. Cioè il Lettieri che faceva i viso a viso, perché li abbiamo visti un po' tutti, viso a viso, che so, a Sky per esempio, ma era un Lettieri in quel momento un po' più contratto, era un po' più forse col peso addosso della responsabilità. No, io onestamente devo dire, siccome ho girato la città in lungo e in largo, io in quei periodi ho visto delle situazioni di disagio spaventose che mi portavo sopra, cioè mi sentivo addosso per giorni. Io quando giravo, adesso lo possiamo dire perché non siamo in campagna elettorale, ma io ho visitato le case di persone che vivono situazioni di disagio spaventoso, ho sistemato alcune cose. Io una volta ero a Mater Dei, la prima volta che volevano farmi fare il confronto a Sky con Morcone, ho detto rinviatelo, non posso venire. Io ero a Mater Dei, insieme ai cittadini, insieme ai miei che giravamo, c'era un basso dove una donna con tre figli non poteva neanche uscire perché c'era un cumulo di rifiuti fuori, io sono intervenuto con la CIA, ho chiamato il vice sindaco, ho fatto un macello e gli ho fatto liberare il basso. Sono andato a Forcella a casa di una persona che ha quattro figli, il marito disoccupato, ho cercato di sistemare il marito, sono andato in una cioccolateria, c'è una signora che dice che lei lavora un mese all'anno, è separata dal marito che gli dà 700 euro al mese con due figli, uno di 15 anni, uno di 20 anni, di 21 anni, non sa come fare, ho cercato di sistemare il ragazzo di 21 anni, cioè io mi sentivo addosso il disagio della città e per questo ero un po' forse preoccupato per le cose da fare. Ma soprattutto per le sciocchezze che lui diceva in campagna elettorale quando noi Però facevamo i la gente, dal confronti. punto di vista della comunicazione, mi perdoni se le interrompo anche perché appunto lei oggi è un Sì. fiume, ma la gente in quel momento ha preso una comunicazione contratta da parte sua come se lei fosse in difficoltà. Lui era molto sciolto perché non aveva nulla da perdere, diciamocelo chiaramente. Lui non aveva nulla da perdere, era l'outsider, non appoggiato apparentemente da nessuno, perché apparentemente all'inizio sembrava l'outsider non appoggiato da nessuno, mentre lei aveva da Però perdere. questo è successo solo a Sky, però per esempio, perché in quel giorno lui ha fatto due o tre affermazioni brutte che mi hanno dato fastidio, ma mentre invece lui ha nascosto delle cose pesanti, quando io gli ho detto tu hai fatto chiudere una clinica e hai buttato in mezzo alla strada centinaia di persone, lui ha negato. Io ho detto che stipendio prendi come europarlamentare? Lui ha detto 6.000 euro al mese. Cioè a me quando uno dice bugie, gli hanno chiesto quanto hai speso per la campagna elettorale, dice molto meno di Lettieri. Ma perché meno di Lettieri se abbiamo fatto più o meno la stessa comunicazione, anzi forse più tu che io? Quando hai speso 40-50 mila euro, cioè sono bugie onestamente che non reggono, e tutte queste bugie che lui ha detto durante la campagna elettorale adesso stanno venendo fuori, come il fatto che avrebbe fatto sei donne assessore, ne ha fatte tre o quattro, non mi ricordo, insomma, che non avrebbe fatto nessun politico, tutti giovani, non c'è un giovane, veramente non c'è un giovane, e poi continua a Ecco, dire. però siamo di nuovo in una situazione in cui c'è un, gli americani direbbero un lack di comunicazione, cioè un vuoto di comunicazione da parte del centrodestra che sta criticando l'azione di De Magistris da Roma, ma apparentemente l'opposizione locale che sta facendo. Ma guardi, l'opposizione locale, dico subito, io alla prima seduta, siccome mi hanno chiesto di rimanere,
La prima idea che mi è venuta è trasferirmi da Napoli, perché ho detto qui non si può continuare in questa città così. Però poi molta gente che mi ha votato, io ancora oggi cammino in mezzo alla strada e c'è chi ha votato De Magistris che già dice mi sono sbagliato, tu dovevi essere, mi sono sbagliato, lei doveva essere, mi arrivano messaggi, insomma, per dire. Però noi oggi tutto quello che andiamo a fare sul locale è tutto perso. Io, nel senso che lui vive ancora purtroppo in una fase di luna di miele, è troppo presto, bisogna parlarne a settembre-ottobre, ma io devo dire che la Se prima... l'immondizia ce lo fa fare, perché Sua qui condizione fa stiamo fare, ma girando io per lo sa Napoli, va che... detto, signori, purtroppo la telecamera non prende l'odore, ma c'è un odore No, è tremendo. vergognoso, ma lo sai, io sabato sera sono andata a lui a dirgli come risolvere il problema dell'immondizia. Io ho fatto un'intervista sul Corriere del Mezzogiorno la settimana scorsa, ho svelato qual era il mio piano, perché quando mi dicevano ma il tuo piano qual è, il mio piano, io dicevo questo più questo più questo, e poi sono dei paesi stranieri che sono disponibili a prendersi i Sì, rifiuti. Chi ricordo, sono i ricordo. paesi stranieri? Non lo dicevo perché non lo potevo dire. Io adesso, prima in un'intervista, poi mi sono incontrato con lui sabato sera e gli ho detto come risolvere il problema. Lui deve risolvere il problema chiedendo all'A2A, anziché continuare a buttare fango anche sui termovalorizzatori, dove città come Milano ne hanno diversi, l'Emilia Romagna ne ha un'infinità, Barcellona al centro della città, Vienna lo stesso, anziché continuare a dire sciocchezze, lui dovrebbe chiamare A2A e dovrebbe fare un accordo col governo e qua A2A, dove dire una delle linee del termovalorizzatore di Acerra tu lo destini solo a Napoli. Significa bruciare, significa trattare 700-800 tonnellate al giorno. Napoli ne fa 1250-1300 tonnellate, 250-300 le mandi tra Spagna e Olanda che sono dette disponibili a prendersi i rifiuti, te ne rimangono 150-200 che sono facilmente smaltibili. Questa non è una cosa che puoi fare per sempre, ma è Questo una ti dà cosa il che tempo di creare a quel punto la 10 mesi, 11 differenziata. mesi, parti con la differenziata, non come stai dicendo tu che in 6 mesi fai il 70%, perché neanche Milano è arrivata a fare il 70%, Firenze che è partita un po' di anni fa non è arrivata neanche al 50%. Quella è un'altra sciocchezza che lui ha detto, è che noi gli rinfacceremo nel momento opportuno. Così io sabato sera gli ho detto risolvi il problema. E poi smetti di buttare la croce addosso ai termovalorizzatori, perché il termovalorizzatore a Napoli va fatto. Che poi c'è E una... lui adesso sta dando la croce a questo punto semplicemente alla Lega e al governo centrale che non gli permetterebbe, non Ma gli non c'entra niente permette. il governo Adesso centrale. vedremo cosa succederà giovedì, insomma. Noi Non... dobbiamo smetterla di andare a chiedere l'aiuto dall'esterno per risolvere i nostri problemi li dobbiamo risolvere. Lui ha detto durante la campagna elettorale, me l'ha ricordato ieri, una mia elettrice mi ha fermato per strada mentre camminavo, anzi stavo andando a correre e mi ha fermato, mi ha detto, io mi ricordo perfettamente le cose che lui ha detto. Lui ha detto, non ho bisogno dell'aiuto di nessuno, non ho bisogno dell'aiuto di Roma, non voglio la legge speciale, non voglio i ministri, non voglio nessuno, possiamo fare tutto noi. Adesso sta dicendo che è il governo centrale che deve aiutarlo? Questa è un'altra cosa che lui ha Meditate, detto, questa è un'altra cosa che meditate, meditate. lui ha detto, che non voleva l'aiuto di nessuno. Adesso dice che il governo centrale, che la regione, sono io che dico che non c'è, anzi, io per la verità durante la campagna elettorale ho detto una sola cosa mi devono dare. La legge speciale, poi basta, poi non mi vedranno più a Roma, il resto facciamo tutto Beh, noi. d'altronde sarebbe il caso che Napoli cominciasse veramente a Ma fare da sola. infatti è così, dobbiamo fare da solo, però ci vuole gente capace e onestamente non mi pare che qui abbiamo gente capace al governo della città. A questo punto quello che ci serve anche per lasciarla tornare alle sue incombenze, perché giustamente anche data l'ora tarda, ma lei è sempre occupato, e quello che ci serve è capire una roadmap dell'opposizione, quindi sorveglianza attenta, puntuale, come possiamo dire, puntuale osservanza di quello che lui ha detto e di quello che sta facendo. Noi a settembre-ottobre partiamo anche con una progettualità, cioè noi gli diremo, siccome le 72 azioni dei primi 100 giorni io ce l'ho qua, e quelle nostre che avremmo sicuramente fatto, ma noi a settembre-ottobre partiamo anche con una progettualità, per cui da un lato gli diremo le cose che non ha fatto e dall'altro lato gli diremo le cose che deve fare e come le deve fare. Secondo me questo la città ha bisogno, e poi io credo che ne vedremo delle belle, perché io non penso che ci sarà la possibilità di andare avanti bene, anche sotto l'aspetto del bilancio. Adesso si approverà il bilancio. Io il primo seduto di consiglio comunale, lui ha fatto una forzatura indicando Pasquino presidente del consiglio comunale. A lui gli ho Beh, gli detto, serviva un'alleanza, no, a questo punto. mai, no, ma lui la vuole far parlare, passare come opposizione. Lui dice, io ho dato una concessione all'opposizione, perché siccome ha nominato i due vicepresidenti, tutti e due della maggioranza, allora io ho fatto un intervento dove ho detto, sindaco, lei durante la campagna elettorale ha professato tanto la democrazia partecipativa. Io le voglio fare un conto. I suoi 29 consiglieri di maggioranza rappresentano complessivamente 20.000 voti. Per
perché lui, a causa di questa legge infernale, che se non fosse così noi avremmo vinto al primo turno, rappresenta 20.000 voti. Gli 11 consiglieri di opposizione, 11 rispetto a 25, rappresentano 25.000 voti, 5.000 preferenze in più rispetto alla maggioranza. Se lei vuole veramente democrazia partecipativa, faccia come ha sempre fatto fino ad oggi la maggioranza, cioè una regola non scritta, ma che dà un vicepresidente del Consiglio, presidente del Consiglio comunale all'opposizione. Non se ne è fregato, ha detto che lui già con Pasquino ha concesso un presidente all'opposizione, ma quale opposizione? Io ho detto se quello ha votato per lei. Durante la campagna elettorale è venuto a fare gli interventi con lei, quando lei ha fatto qualche comizio, qualche manifestazione, lui era presente in prima fila, tutto il terzo polo ha votato per lei, ci vuole prendere in giro. Partiamo col piede sbagliato perché non sta facendo quello che ha detto, perché fa demagogia. Perché Napoli è ancora così. Perché purtroppo. Perché Napoli è ancora come era un mese fa. Ancora come era un mese e mezzo. E la cosa più assurda è che continuano a governare quelli che hanno governato fino a un mese fa. Cioè, questa è la cosa assurda, che la gente non si è reso conto che hanno votato per chi ha governato fino a un mese fa. Noi avremmo risolto i problemi senza l'aiuto di nessuno, che è quello che io dico, tant'è che io sono andato a dirgli come risolvo il problema. Noi avremmo creato sviluppo, noi avremmo fatto le cose che bisognava, ma noi gli staremo dietro. Cioè, se lui le cose per la città le fa, noi gli perdoneremo anche le bugie che ha detto. Quindi possiamo fare una promessa, le sue aziende la avranno, ma ancora a mezzo servizio, perché l'altra parte la diamo a Napoli. L'altra parte io la continuo a dare a Napoli con la passione che ho per la città, per i giovani, soprattutto per i giovani di questa città che sono straordinari e poi hanno fatto una campagna elettorale insieme a me. Ecco, lui è stato bravo a dire che si smarcava dai partiti, ma che in realtà non si smarcava dai partiti, perché poi abbiamo visto la giunta che ha fatto, sono tutti politici. Io non me la sono sentito di buttare la croce addosso a Berlusconi, a Cosentino, insomma io ho sempre detto che avevo grande autonomia, d'altra parte l'ha detto anche Berlusconi quando è venuto, dice Lettieri farà una scelta autonoma nella giunta ed era così. Io ho detto che ero il candidato del centrodestra, ma avevo grande autonomia. Lì forse ci sarebbe, avremo un'altra intervista da fare su quanto possa aver influito positivamente o negativamente la venuta di Berlusconi a Napoli per lei. Ci sarebbe da parlarne parecchio. Ci sarebbe, purtroppo in questo momento in tutta Italia è così, c'è questa onda negativa nei confronti. Vedremo, lì ci sono altri motivi, altre cose potremmo parlarne. Ma nei confronti del governo nazionale direi di tutto, per cui questa è una cosa che certamente ha influito, ma ha influito a Milano, ha influito a Napoli, ha influito a Cagliari, ha influito a Arcoli, in Sicilia. In Sicilia ha sempre vinto il centrodestra, in questo caso ha vinto il centrosinistra. A me diceva il PDL a Napoli, noi abbiamo fatto una lista per 160.000 preferenze, hanno preso 90.000 preferenze. Signori, ascolteremo e vedremo, dobbiamo fermarlo anche perché ci sono i suoi assistenti che ci fanno disperati saluti. Signori, Alberto Marolda ringrazia davvero Gianni Lettieri per averci mostrato un'altra parte di lui, una parte che forse era un attimo ferma, un attimo rallentata. Grazie a voi.